Questa è la nostra casa, un Land Rover Defender, costruito, amato e in viaggio da 2 anni. Dopo l'Europa, i Balcani, la Turchia e il Nord Africa, inizia la nostra vera avventura in un nuovo continente. Direzione Sud America. Viaggiate insieme a noi! Quando siamo arrivati eravamo un po'... siamo scordati il portafoglio in macchina, siamo ritornati indietro. Io il caldo lo sopporto poco, quindi mi sono nervosita subito e ho detto riprendiamo la macchina immediatamente. Ma volevo farvi vedere semplicemente l'abbigliamento di Michele. Ehi, gringo! Ragazzi, cioè, la bandana, la camicia, i pantaloni sudici e le Crocs. E Gatorade. E Gatorade. Lasciami un goccino. Sì, anche se tu, eh. Ti manca una Harley. Sei molto da Harley in questo momento. Ragazzi, questo è Sant'Antonio dello Scombres. Abbiamo messo la macchina lì perché all'ombra, che il sole picchia abbastanza forte ed è sempre bello alto, e sono le 4 di pomeriggio. Beh, vediamo un po' cosa c'è nel pueblito. Qui c'è anche la chiesa, molto carina, e molto bello anche il presepe che stanno allestendo proprio in questo momento. E si incontrano molti viaggiatori, come l'altro giorno a Cafayate, Kashi, anche qua ovviamente. Ci sono tanti moto viaggiatori e viaggiatori con veicoli. Ragazzi, questo pueblito è un po' deserto, dico la verità, magari sarà anche il prossimo, le 5 ora, 4 e mezzo, insomma. Qualcuno fuori si dovrebbe vedere. Comunque siamo stati bravi, abbiamo trovato l'unico posto all'ombra per mettere la macchina. Uno e dos. Uno e dos. E come si gioca a dos? Con uno invece che col due? No, lo voglio comprare. Adesso andiamo a vedere il parcheggio, quello lì non era male per dormire. Però volevamo vedere l'albergo perché c'ha la wifi e io avrei bisogno di caricare i video per voi, perché se no mi sa che questa settimana non li vedete il video, perché da domani saremo per almeno 3 giorni senza linea, senza paesi, quindi se riesco. Abbiamo fatto anche diesel. Qui a Sant'Antonio c'è un piccolo distributore dove trovate sia gasolio normale, premium, di benzina, quindi c'è tutto. Noi abbiamo rifatto il pieno, abbiamo una tanica sopra. Non abbiamo riempito anche l'altra perché ad Antofagasta della Sierra mi ha confermato che c'era un altro distributore. Quindi sostanzialmente anche questa parte lì, che tanti mentovavano che non c'è benzina, non c'è. Basta che da ora, ovviamente da qua, ad Antofagasta della Sierra abbiate almeno 450 km di autonomia. Una macchina ce l'ha, una moto un pochino meno, però insomma ci si può anche organizzare. Bella gente, allora ci siamo sistemati all'albergo. Sono stati gentilissimi. Ci hanno detto guardate, posizionatevi lì, c'è tutto questo spazio qui, è tutto nostro, noi lo regaliamo per chi ha le case rodanti. Grazie, ha detto ora magari stasera vediamo un po', dopo si guarda il menù, magari si va a cena qui, che dice che sia anche un buon ristorante. Costo zero, c'è la wifi che funziona, quindi continuerete a vedere i video. Ringraziate l'albergo. Ci siamo aperti anche la tendina, adesso mi faccio una doccetta veloce, molto veloce, per levarsi un po' di polvere di dosso e ci vediamo a mañana. Domani ragazzi tanta roba, incrociamo le dita perché il percorso è difficilino. Bella gente, buongiorno. Che sole stamattina a Sant'Antonio, qua. Guardate qua. Ieri sera abbiamo
anche rischiato, perché a un certo punto dalle tipo 6:30 fino alle 9 ha tirato un vento ma fortissimo. Infatti avevamo il tetto aperto e siamo venuti a richiuderlo per precauzione. Siamo stati qua dentro nell'albergo anche a cena ieri sera, perché ci hanno ospitato qui praticamente nel parcheggio senza farci pagare niente. Volevamo assaggiare come sempre la cucina del posto, ogni tanto fa piacere, veramente economico anche qua, perché abbiamo mangiato l'antipasto, abbiamo mangiato un secondo, abbiamo preso un dolce, abbiamo speso 20 euro in due persone, quindi veramente poco. E poi siamo tornati a dormire qua nella nostra macchina. Sono stati, ripeto, veramente gentili questo albergo qua, che si chiama, il nome dell'albergo non me lo ricordo nemmeno io, Hotel de las Nubes. Vi faccio vedere sulla cartina. Noi siamo qua a Sant'Antonio de los Combres. Adesso faremo un pezzo avanti qua sul Passo Sico e poi gireremo per la ruta 27, che ci porta tutto giù qua, attraversando anche il Salar de Pocitos. Qua c'è il deserto del diavolo e arriveremo qua a Tolar Grande oggi. Quindi adesso sistemiamo il tutto e ci mettiamo in direzione di Tolar Grande, che è un altro piccolo paesino, un altro centro, diciamo, logistico di questo percorso. E abbiamo più o meno 200 km, il percorso ce li siamo divisi tutti tra i 200, 190, 220 km il giorno, anche perché è sterrato e quindi la media oraria più o meno è di 40 all'ora, 30 all'ora, una roba del genere. Vediamo che cosa ci riserva oggi, perché questa parte qua è veramente spettacolare. Bene, salutiamo l'albergo che ci ha ospitato stanotte. Ragazzi, qui c'è anche la ricarica delle macchine elettriche. Sì. Prima volta che si vedono, sì, in questi posti un po' dispersi. Si trovano questi camion sulla strada. Noi eravamo partiti stamattina perché col fatto che è domenica pensavamo di magari trovarne un pochino meno, però uno ce l'abbiamo davanti ma ci si fa sorpassarlo, perché quando ti ci avvicini praticamente non vedi più niente. Il spettacolo del paesaggio non manca, mischiato un bel po' di polvere. Stiamo percorrendo il Passo Sico, non è attraversabile a livello turistico in questo momento, ma è già un paio d'anni mi sembra che sia chiuso, però noi abbiamo percorso un pezzo di là e un pezzo di qua, ci manca praticamente la vetta in cima, ecco. Vicini al bivio con la ruta 27, volevamo far partecipare un po' di tutto e come sempre eravamo qua che stavamo ragionando, perché nel pezzettino di salita che abbiamo fatto prima ho provato a mettere le ridotte entrano ma mi escono, bisogna tenere la mano spinta, la levetta spinta, quindi eravamo qui che stavamo ragionando se andare avanti o non andare avanti, però alla fine il percorso che ci abbiamo davanti non prevede grosse salite o da dire passaggi particolari dove servono obbligatoriamente le ridotte. Il differenziale centrale si blocca, il cambio funziona bene, quindi abbiamo deciso comunque di continuare, di andare avanti, perché sennò altrimenti bisognava rigirarsi e tornare a Salta. In comune accordo, noi ragazzi ci proviamo sempre, poi faremo vedere questo problemino. Però giustamente, come stavamo dicendo con la Ale, quando porti il veicolo comunque a un po' a stressarlo, no? Come stiamo facendo noi in questo momento, perché come avete visto non è che ci stiamo risparmiando, stiamo dicendo no, lì non ci si va, là non lo facciamo, perché
è probabile che qualche problemino in più ti venga fuori. E adesso la prima cosa che incontreremo sarà un salar, che si chiama il Salar di Prochitos. Qua ragazzi i colori continuano a sorprendere, diciamo, veramente un posto che lascia un po' senza parole, anche fra di noi ci stiamo parlando, ci stiamo guardando intorno. Salar de Prochitos, come avete visto dalle immagini del drone, un paesaggio surreale. E qua ci hanno costruito questa cittadina che si chiama Prochitos, perché qua ovviamente c'è l'estrazione. Cittadina, mi sembra più sì. Una fabbrica. È una fabbrica, sì, c'è tutta l'estrazione del litio, ovviamente, del sale e di tutto quello che concerne all'interno di un salar, ecco. Un'azienda. A cielo aperto proprio. E adesso ragazzi ci stiamo passando proprio nel mezzo. Ripartiti dopo una piccola pausa pranzo e il Salar di Prochitos, ragazzi, ha dei colori. Ora l'ultima parte, come avete visto, è rossa, che trova la nostra sinistra. È più bello da lontano. Ci sono le montagne che qua, questa parte qui, le montagne, secondo me ragazzi sono unite al mondo, hanno dei colori veramente fantastici. Poi con queste giornate di sole così. Adesso di fronte a noi si sta per presentare il deserto del diavolo. E anche di qui passa la ferrovia.
Scalare non assomigliano assolutamente al Salar de Uyuni in Bolivia, perché come vedete sono tutti frastagliati, ci dureresti fatica anche a camminarci sopra. Questa tratta del Salar, ho fatto 4 curve e è cambiato totalmente lo scenario. Ora ci sono queste montagne rosse che dovrebbe essere l'inizio delle montagne del deserto del Diablo. Che cavolo di posto che è questo, incredibile! Non è il Diablo, si chiama Los Colorados, c'era un cartello, perché noi abbiamo una cartina, però non è molto dettagliata, no? Queste strade qua, e quindi stiamo seguendo dei percorsi su Wikiloc, che però ho visto a volte non hanno tutto segnato. Si chiama Deserto de Los Colorados. Questo qua invece è il deserto del Diablo. E adesso si sale per 7 curve su questa montagna dove in cima c'è il Mirador e la strada va proprio là. Infatti questo pezzettino si chiama 7 curvas. Allora, io non commento, vi lascio commentare a voi. Guardate qua che spettacolo, cioè questa zona qui è fotonica, cioè veramente, passatemi l'aggettivo fotonico, perché c'è una roba veramente incredibile. È molto 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 bella questa parte qui, veramente bella. La parte di stamattina, devo essere onesto, il passo Sico così, sì, bello, però qui è spettacolare, cioè ci sono delle formazioni rocciose, guardate là. Beh dai, il Diavolo ha fatto un bel lavoro qui, perché se è deserto del Diavolo, guardate qua che ha creato. Ragazzi, siamo arrivati al Tolar Grande, al Salar del Tolar Grande e al Tolar Grande, che è il paesino che è qua giù più avanti, dove ci fermeremo per la notte. A 5 km prima del paese c'è l'Hoyo del Mar, sarebbe praticamente una pozza d'acqua
di acqua rosa, verde, che si è formata proprio nel mezzo a questo salar. Stiamo camminando nel mezzo al salar del Tolar Grande. Anche questo salar diverso ancora un'altra volta rispetto sia al salar d'Uyuni, ma anche a, vedete? Ovviamente c'è scritto di non camminarci sopra, di rimanere all'interno del sentiero. E questo è l'oio del mar. Il mar qua è lontanino, in mezzo a proprio al salar c'è scritto che l'acqua non si può toccare, non si può farci il bagno, ovviamente, perché è area totalmente protetta. Però lo spettacolo è veramente unico, ragazzi, ormai me l'avrete sentito dire in questo video ormai centinaia di volte, però è la verità, perché sono paesaggi veramente assurdi. Oltre che a questo, anche tutte le montagne che ci abbiamo qua dietro. Si stanno avvicinando, ora però ci avviciniamo noi, vanno via. Questi sono i vicugna, non la mitos. Sono vicugna questi, in questa zona qui ci sono tutti questi. Ti puntano, vengono, si avvicinano e poi quando si avvicini te vanno via. Allora, beh, ragazzi, qua è il paesino di Tolar Grande, ovviamente non c'è niente. Veramente niente, anzi la maggior parte sono anche case un po' abbandonate. Questa dove ci siamo posizionati noi, che c'è anche proprio l'alzabandiera qua, era la vecchia gendarmerie, che però adesso, come potete vedere, è totalmente dismessa. Ovviamente non è un bel posto per dormire, è uno spettacolo della natura, però a noi ci fa molto comodo perché siamo completamente riparati dal vento, perché il vento arriva dall'altra parte, quindi è una buona posizione per noi. Siamo andati da questi signori che abitano qua, gli abbiamo chiesto se potevamo fermarci, hanno detto sì sì, non c'è nessun problema. Sto dicendo, l'Ale non è molto convinta, eh? No, vabbè, è caldo, c'è tanta polvere, già siamo pieni qui dentro, vabbè. Giustamente, è un po' stanca l'Ale, siamo un po' stanchi, poi oggi c'è stato anche questo discorso del cambio, che vi devo dire la verità, ecco, io sono una persona che purtroppo ancora, pur avendo tanti anni di esperienza di viaggio, però in queste situazioni qui la gestisco un po' male, e su questo devo ringraziare l'Ale, perché comunque sia è stata lei che comunque stamattina mi ha detto: ma stai tranquillo, non ti preoccupare, se la macchina funziona e tutto quanto. Poi il lavoro che avevamo fatto nell'officina laggiù, quel paraolio non originale, non funziona, perché comunque perde sempre un po' d'olio anche il riduttore, quindi quel problema lì non è risolto, e quindi c'è stato un po' un po' di scoraggiamento stamattina, anche perché comunque vai a iniziare una pista di 650 km, cioè non è che vai proprio a fare una passeggiata di salute. Chiaro, non ce l'ha ordinato il dottore, però comunque sia, quando sei soprattutto in questi posti qui un po' disparati, un po' isolati, sicuramente se ci fosse la possibilità che tutto funzionasse e che il mezzo non avesse niente, sarebbe meglio. Però ovviamente qualche magagnetta purtroppo ce la portiamo dietro. La macchina va benissimo, ragazzi, vi ripeto, è solo il discorso che quando fai per inserire le ridotte non stanno inserite, cioè se non ci tieni la mano la ridotta esce. Io questo non lo so da che cosa può derivare, perché non sono un meccanico, non so, ora su determinate cose sì, però il cambio proprio
è una cosa che non so. Vedremo domani se riusciamo ad arrivare in giornata, perché non lo sappiamo se arriveremo ad Antofalla o ad Antofagasta della Sierra, perché Antofalla è un pueblito come questo, molto 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 piccolo. Antofagasta della Sierra è un pochino più grande. Se tante volte lì ci fosse un meccanico per poter almeno fare la domanda e chiedergli secondo lui che cosa ci può essere. La cosa è che comunque in tutti questi puebli qua funziona sempre internet e il telefono va. Quindi se uno deve fare una telefonata, qualcosa, funziona in tutti i centri. Anche ieri sera funzionava benissimo, adesso qui funziona, quindi per una chiamata non c'è problema. Comunque ragazzi, dai, vediamo di passare la notte qua, speriamo nella maniera più tranquilla possibile, incrociamo le dita. Il video sta venendo abbastanza grosso, lungo, e quindi diciamo che questa pista la dividiamo in due volte, quindi il video termina qua. Grazie mille ancora di essere stati con noi, il canale sta crescendo, noi vi ringraziamo tantissimo, continuate ad iscrivervi, a commentarci i video, a chiederci le cose, noi siamo qua come un libro aperto, se è possibile rispondere e darvi una mano, più che volentieri. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!